iniziamo con una personalità insignita dal capo dello Stato per meriti artistici. Non si contano i tanti premi da lei ricevuti, Italia, Giappone, Cina. Ovunque si esibisce è un successo. Appunti di viaggio è lo spettacolo che ha incantato nel giugno 2019 gli italiani e amanti dell'Italia, corsi al Coliseum di Buenos Aires. Un racconto della sua vita artistica tra proiezioni e immagini che si alternano a brani musicali e teatrali. È l'icona del patrimonio artistico partenopeo riconosciuta in tutto il mondo. Noi mandiamo la clip su Lina Sastri. Agradezco a todos por acompañarnos en esta celebración tradicional muy importante, la más importante, yo diría, que es el cumpleaños de nuestra República, el cumpleaños número 73. Sono sogni e ideali italiani, ma hanno viaggiato nelle valigie dei nostri emigranti. Signore e signori, Lina Sastri. Lina Sastri, premiata dall'onorevole Fucsia Missoli. Complimenti, complimenti davvero. Allora, intanto grazie per questa clip di presentazione. Buenos Aires è stata un'emozione perché il teatro era grandissimo, erano 3.000 posti ed era sold out, e quindi per me, per tutti noi, per i miei musicisti, per gli artisti italiani, è stato bellissimo festeggiare la festa della Repubblica lì a Buenos Aires. Io sono un'attrice, ho la fortuna di avere il dono della musica, e la musica valica ogni confine, perché non è importante capire le parole quando canti, e quindi sono riuscita a portare la mia musica, la musica della mia terra, Napoli, e quindi in qualche modo quella che rappresenta l'Italia in tutto il mondo, a Pechino, a Tokyo, a Buenos Aires, a Istanbul, a Madrid. Però io lo devo dire, io prima ho visto questo vostro bellissimo filmato, io non ci stavo. E com'è che non ci stavo? Allora io ci voglio stare, non voglio stare nel mio spettacolo, che ci voglio stare come stavo lì prima a Buenos Aires, ma prego l'onorevole e voi tutti di ricordarvi che esisto. Vorrei andare dovunque. Io in America sono stata molti anni fa, a New York, a Broadway, a fare un mio spettacolo, moltissimi anni fa. Vorrei tornare e vorrei andare proprio avida come sono e vorace in tutte le tappe che fate nel mondo con la musica della mia terra. Non proprio tutte, si non ci ha facito, ma qualcuna sì. Grazie. L'impegno che prenderà il patrimonio italiano portare a New York nuovamente un patrimonio come Lina Sastri. Grazie. Grazie. Grazie ancora.